In Abruzzo gran parte del litorale è stato cementificato, rimangono dei lembi di dune e pochi siti di riproduzione idonei per il fratino. Per questo le normative internazionali, comunitarie e anche regionali prevedono la tutela stretta di questi siti. Purtroppo il comune di Martinsicuro nel nuovo piano spiaggia prevede la possibilità di rilasciare concessioni balneari, quindi la realizzazione di lidi sopra aree dunali e dove nidifica il fratino. Ora, questo secondo noi contrasta con queste normative di ogni livello e per questo abbiamo purtroppo dovuto presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per far annullare questo piano. Purtroppo, lo dico perché si fa tanto parlare di sostenibilità, di tutela della biodiversità, poi però gli atti vanno in direzione esattamente opposta. L'amministrazione comunale di Martinsicuro non ha tenuto conto delle osservazioni al piano di spiaggia presentate dalle associazioni ambientaliste Licus e Monte Guardia, e si è ignorato la diffida. Per questo motivo le associazioni hanno inoltrato ricorso al TAR, che non è possibile in un'epoca globale di cambiamento climatico che non si tenga conto dell'importanza della duna, della sua funzione per la flora e per la fauna e la sua funzione antierosiva, e soprattutto si vada contro le normative europee, comunitarie, nazionali e regionali.